cachete de ello. Tac. Mucho post. Amici del biliardo ferrarese, un saluto dal vice fenicottero. Questa sera siamo al Bar Star City e trasmetteremo la quarta giornata di andata del campionato di Serie A1 fra lo Star City e il Bar Divino di Dogato. Seguiremo in diretta la partita fra Callegari Massimo e Poli Roberto. Principalmente seguiremo questa partita. L'audio non viene mica bene davanti alla telecamera. Eh? Ci vedo bene davanti alla telecamera. Eh già? Sì, sì. Perché era Spau? Eh? Perché era Spau? Già no. Dimmi. Sì, ti rifresco bene. Addio caga. Era da darsi al botto, lo sai. Cioè, ogni tanto... Dai, canto! Sente tutto. Sente tutto, dovete stare zitti. Vince la sponda Poli e si appresta alla bocciata di Achito. Costo di pallino. Poli sta guardando se far scendere pallino, che probabilmente tirerà di prima per farla riunita insieme all'altra biglia. Tiro eseguito alla perfezione, realizza due punti, però la biglia va in bocca. Quattro punti per Callegari, un tiro sfortunato di Poli. Salire la sponda bassa per mettersi dietro al pallino, rimane largo, colpisce la rossa e non punta. Ultima biglia in mano per Poli, che è tagliata, prova ad abbassare il pallino verso la sua biglia. Fatto che la gara giocherà ad aprire il gioco.
tirerà un tiro di tre sponde sotto le biglie per provare a realizzare un metro. Tiro ben eseguito, realizza 8 punti e 6 di colore. 14 per Calegari che si porta 18 a 10 e va alla bocciata. Due punti, parziale 20 a 10 per Calegari. Intanto guardiamo la bocciata di Marco Roma su biliardo 4, che realizza filotto. A fianco al pallino, lasciando dello spazio per il tiro di accosto di Poli. Anche Poli arriva con un pelo di spinta di troppo, lascia spazio per Calegari. Guarda se riuscirà a realizzare più di un punto. Probabilmente spostando il pallino verso sinistra potrebbe realizzare 4 punti, altrimenti tirare addosso alla biglia rossa. Realizza un punto solo. Ha provato a fare il gioco dei 10, ma non è riuscito. Due punti per Poli che si porta a 12. 20 a 12 parziale. Due punti di bocciata per Fogli.
signore del biliardo. Calegari va alla bocciata di rimessa. Non realizza punti, però ottiene il punto con la sua biglia. Ora vedremo se Poli proverà di calcio ad abbassare pallino o se deciderà di andare a punto. Marchino decide di tirare il calcio a pallino, lo tiene scarso, però ottiene il risultato di fare il punto con la sua biglia, un punto un po' largo. Calegari gioca sul pallino. Scarso anche lui, però si posiziona quasi in testa a pallino. Poi esegue lo stesso tiro di Calegari, un po' più in spinta, per provare ad abbassare il pallino verso la sua biglia. Riesce a ottenere il punto. La Calegari sta guardando per giocare, per venire a punto da sotto. Passaggio molto stretto. In effetti la biglia è scarsa, colpisce una bianca e non fa punto. Riprova lo stesso tiro. Questa volta, non avendo impedimenti, la biglia risulta perfetta. Realizza il punto. Fogli tira l'ultima biglia. Direi di sì. Tocca pallino, probabilmente non si sa di che punto, chiamano la misurazione. Capitano dello Star City Claudio Brunelli. Attendiamo di sapere. Punto è bianco. Quindi sarà Poli a andare alla bocciata. Parziale di 16-20 per Calegari. Faccio poi 10 punti. Realizza 10 punti di Akito. Pallino per portare tutto a sponda.
realizza. La porta il pallino nella sponda bassa e ottiene il punto. Due sponde per collegare. Chi si posiziona sotto il pallino. Bella biglia di collegare. Ottima biglia di pollo. Collegare effettuerà lo stesso tiro, un po' più in spinta. Colpisce la biglia bianca perfetta e realizza. Sì. 4 punti. 4 punti per collegare che va la bocciata. Parziale 26 a 24 per Folli. Il punteggio rimane 26 a 24. Aggiornamento dal biliardo numero 6, dove stanno giocando Graziani contro Vandini, parziale 30 a 28 per Vandini. Scusate, 30 pari, Graziani realizza 10 punti. Poi le gioca di tagliato. Ottima biglia di Poli, che costringerà Calegari a giocare un tiro. Vabbè, ora passa. Tirare un tiro di tagliata. Sembra buona la palla di Calegari.
bellissima botta, bellissima palla di Calegari. Presumiamo faccia lo stesso tiro di Calegari, prova a ricaricare il pallino, rimane scarso e la biglia sfugge via. Stesso tiro. Prende il pallino e lo porta vicino alla sua biglia, al momento punto bianco. Ultima palla in mano per Calegari, che deve provare a prendere il punto. Gioca a spingere di prima con la sua biglia. L'effetto sperato, il punto rimane bianco, alla bocciata fuori. Alla bocciata sul 28 a 24. La bocciata di foglie che passa di fianco a Castello, nulla di fatto. Gioco tutto sulla parte superiore del biliardo, Calegari porta pallino sponda, un pelo abbondante e lungo. Realizza tre punti. Farà lo stesso tiro che ha fatto prima, provare a spingere sulla sua per portarla più vicino al pallino. Sembra stretta, è stretta, il punto rimane rosso. Marco totale? Sì, no? Due di colore, 26 a 31, Calegari alla bocciata.
chiedo di collegare. Realizza due punti. 28 a 31 il parziale. Il tiro di Callegari realizza 8 punti, 36 a 31. Poi con due sponde esterne proverà ad andare dietro al pallone. Da 4 a 6 punti. Tiro ben realizzato. Ne fa 6. Molto bello il tiro di Poli. 37 a 36. Passare pallino, non si può, si proverà a togliere la miglia dell'avversario. Spinge per passare pallino, porta il pallino nel quadrante inferiore. Sta valutando se giocare.
giocare di due sponde esterne, secondo me, o di due sponde interne a caricare pallini per spostare il gioco verso la buca laterale. Prendere in palo sulla biglia e il punto rimane rosso. Ultima biglia per Fogli, che a questo punto dovrà tamponare per provare a non subire i sei di colore. Lunga la palla di Poli, apre il gioco per Calagari. Che di due sponde interne proverà a realizzare sei punti. Sei punti che vengono dati dall'avversario. Calagari si porta a 42 e andrà alla bocciata. Fioretto di mezzo. Lascia scoperto un po' la biglia da pallino. Fogli di sponda lunga. Proverà a togliere la biglia. Rimane rosso. Ora poi può decidere se giocare sulla sua biglia vicino a sponda per andare a portarla in testa da lì o se andare diretto. Thank you.
vista la bella biglia da Lisa da Poli, si potrebbe anche far fatica a fare il punto. Da giocare un po' in spinta sulla biglia da Catapallino, che non va via. Il punto rimane bianco. 41 a 42 alla bocciata folle. Bocciata di fogli che non realizza punti. Oli, segna due lì da te. Due del punto. La gara che decide di andare dietro a pallino. Si posiziona bene dietro a pallino. Probabilmente poi giocherà a spingere sul pallino per provare a fare la riunita nel quadrante inferiore del biliardo. Lo prende scarso, colpisce la sua biglia che va a avere 5 punti. Realizza il punto, ma il pallino rimane nel quadrante superiore. Calegari spingerà su. Porta perfettamente di fianco alla sua biglia. E andrà di a calcio del pallino. Lo porta nella zona sottostante senza realizzare birilli. Arriva in testa a pallino. Biliardo ha una leggera calata e si sposta in fianco. Poli gioca per provare ad appoggiarsi sulla biglia di Calegari. Anche per lui una leggera calata del biliardo, che però comunque gli impedisce di realizzare il tiro. Pagliatina che va a Calegari, che spizza pallino e realizza 4 punti. 51 a 41 per Calegari. Buona vociata di Calegari, che però questa volta, guardate come con la calata del biliardo realizza 2 punti, 53 a 41. Ricordo che sia Poli che Calegari sono titolari della nazionale di Lega, che quest'anno ha vinto i campionati. Calegari per di più ha vinto il campionato nazionale singolo master sempre quest'anno. Decide per un calcio Calegari, fortunato, perché passa a fianco a Castello senza battere birilli. Porta il pallino nel quadrante inferiore, poi rigiocherà di tagliata per andare.
andare in testa per lì. Un po' scarsa, colpisce il pallino, si posiziona in fianco, non in testa come avrebbe voluto, lasciando agio per Calegari di provare ad andare in mezzo fra la bianca e il pallino. La direzione sembra buona, ma la spinta non è altrettanto. Rimane corto Calegari che dovrà tirare l'ultima biglia. Stesso tiro. Dai Marchino, dai! Questa volta sembra in direzione perfetta la biglia di Calegari, che se la può posizionare fra la bianca e il pallino, perfettamente attaccato a sponda. Bellissima palla di Calegari. Punto sicuramente non facile da fare. Intanto sugli altri biliardi, partite tutte molto tirate, Graziani Vandini. 56 Vandini, 55 Graziani. E sul biliardo 4, Roma Vaccari contro Cuori e Tello. Stanno sul 28 pari. Paolo intanto ha tirato le due sponde esterne. Ha preso il rimpallino e non ha realizzato il punto. Praticamente il gioco non si è mosso e quindi è ancora in difficoltà. Paoli che sta valutando la situazione migliore per provare a prendere il punto. Sembra quasi come nella mano precedente per Calegari, quasi non impossibile ma molto difficile da prendere. Scusate, Cuori gioca con Meloncelli, mi sono sbagliato prima. Decide di riprovare a tirare le due sponde esterne, un po' in spinta. Sembra buona, sembra buona. Stanno valutando di chi è il punto, comunque Poli ha tirato un'ottima biglia. Chiamano la misurazione. Bravo Danny! Grande! Quindi con
giorno un'ottima biglia, Poli è riuscito a realizzare un punto, quindi due di colore. 43-53, si è presto la bocciata. Intanto sul biliardo a fianco, Graziani, la bocciata da Chito. Vediamo. Bocce sul 65-62. E realizza 10 punti, si porta a 75, probabilmente 12, 77-62. Torniamo sul biliardo di Foglio contro Callegari. Bocciata di Foglio, biliardo non generoso e non realizza nulla. 43-53 per Callegari, che va al costo di pallino. Ottimo costo di Callegari. Poi andrà in spinta sulla biglia sicuramente. Abbassare il pallino verso le sue due biglie. Si deve andare in spinta per abbassare il pallino verso le sue due biglie, un po' più basse. Però rimane aperto il gioco per Callegari. Che riporta il pallino sulla sponda superiore. Vicino alla sua biglia, lasciando spazio comunque anche per Poli per poter stringere il punto. Così è. Poli fa il punto, ma rimane un pelo largo, non si mette in mezzo fra la rossa e il pallino, lasciando anche spazio per Callegari, che realizza 4 punti. 57-43 per Callegari, che va alla bocciata. Che realizza 6 punti, rientro del biliardo che rimane sul momento laterale. 6 punti. Bravo, Vando! Bravo! Vando! 63-43 per Callegari, che ha preso un po' di margine. 11. Ora vediamo se deciderà di andare all'accosto sul pallino. Bravo! Bravo! Intanto sul biliardo 6 Vandini vince la partita contro Graziani. Callegari tirerà sponda lunga, sponda corta, per provare ad abbassare il pallino, lo prende e lo porta nella zona sottostante. Due sponde interne per Paolo.
a provare ad andare sotto pallino. Tiro sembra ben realizzato. Vieni, oh, dai, Paolo! Si ferma come avrebbe voluto in mezzo fra la bianca e il pallino. Volle di due pombe interne. Provare ad andare in testa al pallino, rimane un pelo abbondante. In mezzo fra la bianca e il pallino è buona come spinta la palla, si ferma a fianco al pallino, ora poi gli basterà spingere sul rosso sul pallino per provare a fare da 4 a 6 punti. Spinge sulla rossa, ma rimane un pelo scarso, il punto rimane rosso. ...65-43 per quella gara. Vediamo se poi, visto lo svantaggio che si è accumulato, decide di bocciare la linea di rimessa di Calegari. La prende scarsa, nulla di fatto. Marco! Vai Marchino! Grande Marco! Ora Calegari tira di rimessa al pallino. Che è rimasto scoperto dopo il tiro di Poli. Due, 4 punti per Calegari. Terza biglia per provare. Paolo! Vieni! Vieni! Paolo accosto a pallino, Calegari. Si posiziona a fianco. Parziale 69-43. Per Calegari. Poli gioca in spinta, buon tiro che porta via la biglia di Calegari, e si posiziona le sue due biglie vicine al pallino per provare i 10 di colore. Calegari sta guardando un tiro spinto.
sponda lunga, sponda corta. Provare ad abbassare una delle due biglie di falli. Realizza il tiro, non realizza un metti e lascia 6 in tavola a Paoli, che vediamo se decide di prendere i 6 punti o deciderà di realizzare qualcosa con le biglie posizionate sul biliardo. No, Dani, Pietro. Sta valutando. Tira. Calcio. La prima rossa. Realizza 3 punti. Ben eseguito il calcio da Paoli, che ora proverà sulla biglia rossa, la prende piena e non realizza niente, un punto, una biglia bianca, quindi 2 punti per Paoli, che si porta a 48 contro i 69 di Calegari. Abbondante la bocciata di Paoli, che passa a fianco a Castello e non realizza niente. Rimane tutto nella parte superiore. Calegari decide di bocciare di rimessa la biglia di Folli. Buona la bocciata, 10 punti per Calegari, che si porta a 79, 10 punti nel momento buono della partita, 79-48. Paoli, bellissimo calcio di Paoli, che realizza 6 punti. A costo di Calegari, di 2 sponde esterni. Ora, vista la situazione, Paoli decide di tirare sotto calcio, colpisce pallino, non realizza un metti, ma fa il punto. Lo sponda esterno di Calegari a stringere sul pallino. Rimane un po' abbondante, non la mette dove avrebbe voluto, però ottiene il punto lo stesso. Paoli stesso tiro. Lunga, non fa il punto. Vince la partita Callegari. Intanto ci spostiamo sul biliardo a fianco. Dove stanno giocando Vaccari e Roma contro Meloncelli e Corri. Partita tirata anche questa. 46-42 per i giocatori del Divino. Roma va in
Meloncelli in terza biglia. Sta decidendo il tiro da fare. Intanto vi aggiorno sul parziale. Star City 1, 2, Bar Divino 0. Meloncelli decide per un tiro sponda lunga, sponda corta per abbassare il pallino, prende la rossa, ottiene il punto, la cara in terza biglia. Sul pallino. Rimane un po' scoperto, però ottiene il punto. Meloncelli di sponda, porta pallino la sua sponda alta dove ci sono le sue biglie. Ottima biglia di Meloncelli. Perché riprova a lasciare in mezzo a due biglie per provare a fermarsi in testa al pallino. Bella palla di Vaccari. Realizza due punti. 44 a 46 parziale. Di Roma che realizza 4 punti. Va bene Marco, va bene. 48 a 46. Buona la biglia di Quarry che si posiziona in testa a pallino. Vediamo se Roma spingerà la biglia. Decidono per un tiro in spinta. Colpisce, ma probabilmente non fa il punto. Il pallino, secondo me. Invece Vaccari decide di andare all'accosto, si mette in fianco lasciando lo spazio anche per gli avversari. Scarso con la boccetta, non fa il punto, tocca a Meloncelli, che riesce a catturare il punto.
presumo, a portare dentro due biglie. Ora va a carico l'ultima biglia. Gioca ottima biglia di Vaccari che realizza il punto. Tiro di Veracelli in spinta, non colpisce dove avrebbe voluto e lascia in terra il punto agli avversari. 50-46 alla bocciata Roma. Buona la bocciata di Roma che realizza due punti. Biliardo che sicuramente non è generoso in bocciata. Porri decide di bocciare di rimessa. Bocciata morbida. Anche sfortunato. Colpisce pallino e non ottiene il punto. Valutando come tirare sul pallino, come tirare giù il pallino, cioè se tirare di prima o di calcio. Tirerà uno sponda pallino per abbassare il pallino dalla parte sottostante. Era in posizione vicino alla biglia bianca. Senza comunque realizzare un botto. Roma decide per un tiro di tagliata per andare in testa a pallino. Realizzato. La bianca e non pallino come avrebbe voluto. Il punto rimane rosso dell'avversario.
ultima boccetta in mano a Meloce, che riprova lo stesso tiro. Questa volta la direzione sembra migliore. Buono il tiro di Meloncelli. Posto? Via. Cari, secondo me. Giocherà di due sponde, potrebbe giocarla di due sponde esterne. In spinta a provare ad allargare il gioco. Manda la biglia in buca, realizzando due punti, posiziona due biglie davanti vicino al pallino. I 10 decidono per i 6 punti che vengono concessi dagli avversari. Otto punti totali alla bocciata Marco Roma a 60. Buona la bocciata di Roma, che realizza due punti. Ho detto biliardo molto cattivo, per nulla generoso, che nega il filotto. Fuori va l'accosto, si posiziona a fianco pallino. Sessantadue a 46. Porta colori dello stesso idioma. Fortunato il tiro di Roma, provato a fare un tiro di calcio colpendo il pallino di prima, palla dell'avversario in bocca e punto ottenuto. Si riposiziona a fianco pallino, lasciando spazio anche a Carvaccari, che va all'accosto cercando di posizionare la sua biglia in mezzo. Buona la biglia di Vaccari. Uscito perfettamente, buona la palla di Meloncelli. Minuto. Vaccari proverà a posizionare la sua biglia fra la bianca e il pallino.
pallone un pelo scarso, tiene il punto lo stesso, ma non ho sperato come voleva. Baroncello colpisce la rossa e realizza 4 punti, 50-64 alla bocciata cuore. Roma spinge il pallino sulla sponda lunga, lo avvicina alla buca e posiziona la sua sul fioretto centrale. Vicino alla buca. Sempre un po' di più. Di spostare la biglia rossa dal fioretto, mette dentro tutte e due le biglie, realizzando un punto comunque largo, la Verona. Ottimo palla di Roma, si posiziona davanti al pallino. Cioè entra in spinta per spostare il pallino verso la sua bianca e provare a fare la buca della palla rossa. Non viene la buca, ma porta benissimo il pallino dietro la sua biglia. Thank you.
A, Denis. Ora Marcelli proverà a posizionare la sua bimba a fianco al pallino. Tra pallina e rossa vicino alla sponda. Buona anche la palla di Marcelli. Valuta il tiro migliore per poter consegnare il pallino al suo compagno. Secondo me decide di giocare il quarto di pallino per abbassare la bianca. Mi smentisce e gioca una bellissima biglia di prima. Due punti, 66-58. Alla bocciata Marco Roma. Questa volta chiude partita con Filotto. Vi ricordo il parziale alla fine della prima tornata. Star City 1-3, Bardo Gatto, Divino, scusate, 0. A risentirci tra poco.